mamma. Arturo, ti sei ricordato? Sì, gli ho preso le medicine. Cosa c'è per cena? Cena? Tutto bene, mamma? Sì, cena. Ordina due pizze. Stasera c'è paperissima. Non è più lo stesso da quando l'hanno trasformato in un talk show. Non vorrei perdertelo, vero? Lo guardiamo insieme da quando avevi 5 anni. No, mamma. Arturo, accendi la luce. Certo, mamma. Come va il lavoro? Normale. È bello vedere che ogni tanto esci di casa. Sì, è bello lavorare all'aria aperta. Mi ricordo quando eri piccolo. Adoravi stare all'aria aperta. Ricordo proprio che andavi al ruscello a catturare i rospi e tornavi a casa ricoperta di fango. Il ruscello non esiste più, mamma. Che dici, Arturo? Il ruscello! Ricordo che portavi a casa i saltavecchi catturati e me li gettavi sul grembo mentre facevo la maglia. Oh, che urli che facevo. Sei sempre stata una persona scherzosa e solare. Il ruscello l'hanno deviato anni fa, mamma. Non dire sciocchezze. Sei sempre un burlone. Sempre a prenderti gioco della tua cara vecchia madre. Scusa, mamma. Cosa state facendo? Fermi! Lasciatelo stare! Signorina, si fermi. Posso ringraziarla con un caffè? Come, scusa? Dicevo, nemmeno io sono un estremista, ma se devo scegliere, mi piacciono entrambe. Vuoi sapere cosa ne penso io? Che quei bastardi cercano soltanto di dividerci. Se riescono a convincere una fetta della popolazione che una cosa è meglio dell'altra o viceversa, i ricchi non avranno altro che da guadagnarci. Tutti inizieranno a correre per le cliniche per farsi curare e il giorno dopo torneranno dopo aver cambiato idea. Tette. Culo. Che differenza vuoi che faccia? Sono d'accordo, ma ora basta parlare di queste stronzate. Che cosa fai nel tempo libero? Beh, è un po' imbarazzante. Non più imbarazzante della mia collezione di pupazzi di Shrek? Beh, ecco, io scrivo battute satiriche. Ti andrebbe di sentirne una? Volentieri.
sedere. Scusa. Non mi hanno fatto salire sull'ambulanza. Dicevano che quelli come me non possono salire sui mezzi pubblici perché per legge non sono schierati. Bastardi. Come sta tua madre? Non lo so, non me l'hanno voluto dire. Domani andrò all'ospedale, tanto per fare chiarezza. Adesso dormi tranquillo, ci sono qua io. E Steia? Sì, Arturo. Silenzio, donna. È il momento del pisolino. D'accordo, ecco qua la cartellina di sua madre. Però, prima di darle qualsiasi informazione, lo Stato mi impone di farle una domanda. Si dichiara pronto a rispondere? Certo. Seno o glutei? Come scusi? Seno o glutei? Preferisco non rispondere. Si rende conto che è contro la legge non avere un'opinione sull'argomento? Sì, ma ho il diritto di tenere per me la mia opinione! Se non si calma, sarò costretta a chiamare la sicurezza. Ma porca! D'accordo. Se solo potessi dare una sbirciatina, però... Non se prima non mi dà le sue preferenze. E va bene. Guardi qui!
Arturo! Arturo, ma cosa ci fai qui? Come ti sei conciato? Non lo sai che ti stanno cercando, vogliono portarti a Paperissima. Diventerai famoso, ma ti arresteranno, Arturo. Esteia, mio amor, vine a decirte che ya no me verás. No sofrirás por mi culpa. Estoy muerto. Ma cosa stai dicendo, Arturo? No, Esteia, mi vida, no puedo. Arturo, scappiamo insieme, io e te. Esteia, mi amor, mi vida, mi ojos. Arturo. Yo no soy más Arturo, yo soy el payaso. Signori e signore, buonasera! Quest'oggi Paperissima è lieta di mostrarvi l'uomo che ha avuto il coraggio di sovvertire tutto! L'uomo senza preferenze! Arturo Branchetti! Buenas tardes, signor Medaset. Ciao, Arturo! Chiamami pure Gabibo! Come ti senti? Muy bien, Gabibo, gracias. Bene, bene, prego, accomodati! Gracias. Perfetto! Dunque, è vero ciò che si dice in giro? Che non hai preferenze? Che vuoi distruggere migliaia di anni di teorie suprematiste? Sì. D'accordo! Coraggio però, spiegaci di più, eh? Spero che sì, Gabibo. Titas, culo. Qual è la differenza? Me gustan los dos. El primero, perché es una almohada suave para dormir. El segundo, perché sordido o duro. Però sempre sensuale. Verga, Bibo, non mi importa se stanno delante o detrás. È l'importante, lo importante è riconoscer che ambos tienen potenziale. Intenta dividirnos con estos absurdos juegos de poder tuyos, usted rico. Però ora se acabó. Es el hora de nosotros. Los pueblos se levantan del asco en que nos dejaste para alimentarse de sus entrañas. Morirá en un sufrimiento atroz, peros. Parole forti, Arturo. Ma mi hanno detto che la tua specialità è un'altra. Che ne dici di una poesiola? Spero che sì, Gabibo. Belle sì le tette piene, ma nel gluteo si affonda meglio il pene. Arturo, non son cose che si possono dire in prima serata. Ti ricordo che ci sono bambini che ci guardano!
Bella! Mi disculpo. Sta bene? Otro? Va bene, Arturo, ma è la tua ultima possibilità! Toc toc. Chi è? Mi pene. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May, but I know when